Oggi riparte finalmente il Premio Teramo, che si avvia verso la sua 50ª edizione. Una serie di appuntamenti ci accompagneranno fino alla pubblicazione del bando e fino ai termini per poi andare a scoprire quello che sarà il vincitore di questa edizione del premio. Una serie di appuntamenti che vedranno coinvolti alcuni dei principali scrittori del panorama italiano ed internazionale. Oggi apriamo con un ospite d'eccezione, una teramana, Donatella di Pietrantonio, che quindi ringraziamo per aver accettato questo invito, in qualche modo per aver accettato con noi la sfida di rilanciare il premio stesso e di andare a rilanciare quella che è la stagione culturale della città di Teramo. Oggi si avvia infatti a conclusione anche il percorso di Teramo Natura Indomita, un percorso molto ricco e costruttivo per il nostro territorio che ha provato ad abbracciare tutte le varie sfaccettature dell'arte e della cultura, andando a valorizzare quelle che sono le competenze del territorio. Donatella di Pietrantonio non poteva che essere l'ospite speciale di tutti questi appuntamenti, la prima di una lunga serie che vedrà poi coinvolte anche altri finalisti sia del premio Strega che del premio Campiello. Borgo Sud è il suo ultimo libro, ma è quello che lei ama di più? Il libro che io amo di più è sempre l'ultimo, quindi se me l'avesse chiesto dopo La Minuta avrei detto La Minuta e così via a ritroso, perché rimane per un po' di tempo il legame con i personaggi, con la storia. È bello pensare di scrivere anche di temi dolorosi, ma che vengono accolti e apprezzati dalle lettrici e dai lettori, è molto gratificante. È vero che i miei personaggi sono in gran parte donne, in Borgo Sud c'è anche un personaggio maschile importante, però e in generale sì, io parlo soprattutto di donne, ma non direi che soltanto le donne abbiano un legame stretto con la sofferenza. La sofferenza è connaturata all'esperienza umana, per cui capita alle donne e agli uomini indifferentemente. Lei è stata molte volte ospite a Teramo, qual è il suo rapporto con la nostra città? Di grande affetto, perché io sono nata nell'ultima propaggine della provincia di Teramo, nel comune di Arsita, in una contrada veramente remota, isolata, quindi Teramo è stata la prima città che io ho visto nella mia vita. Mio padre mi portava quando ero bambina a volte a Teramo, mi ricordo la standa, i primi libri che ho acquistato qui.